Traccia 1. Rompere le catene. Scritto e prodotto da Hieronimo Lopez Soldevilla. Oggi vi presento, nell'ambito del corso Sono Milionario, Milionario, il modulo intitolato Rompere le catene per rinascere. Pertanto, vi do il benvenuto sperando che vi piaccia il contenuto, che è stato pensato per aiutarvi. Cominciamo! Ascoltate la musica in sottofondo. Ascoltate mentre le parole che vi arrivano all'orecchio vengono decodificate dal vostro cervello, essendo consapevoli del complesso processo di visualizzazione che avviene nella vostra mente. Notate la meraviglia del processo di comunicazione e come una serie di suoni emanati dalle parole vengono convertiti nel vostro cervello in immagini, immagini che sono solo vostre, che solo voi siete in grado di visualizzare nel modo particolare in cui solo voi lo fate. Il che significa che queste immagini percepite sono di vostra proprietà e quindi siete il costruttore che costruisce il vostro universo a vostra immagine e somiglianza. Sentite allo stesso tempo come il vostro corpo respira in modo indipendente e come il vostro cuore batte in modo armonioso e automatico. È il vostro subconscio che lavora, si tratta di sentirsi vivi e come essere vivente vi rendete conto che siete in grado di muovervi per voi stessi e non per qualcun altro. Quindi ogni movimento che fate è generato in voi, e dove c'è movimento c'è sempre un cambiamento, il che significa che anche ogni cambiamento è generato in voi. Rendetevi conto che siete vivi e che siete anche un meraviglioso essere razionale e consapevole di questo, che funziona perfettamente e che, per questo, siete in grado di usare a piacimento la più grande meraviglia, il più grande gioiello dell'universo conosciuto dall'uomo, che è il vostro cervello. Pensate per un attimo a quanti milioni di anni di evoluzione e di cambiamenti ci sono voluti perché voi, come esseri viventi, possiate godere del vostro cervello ora, in questo momento, essendo consapevoli attraverso il pensiero che è così. Siete una meraviglia della natura e siete anche unici e irripetibili, perché solo voi potete essere voi stessi, così come siete. E non c'è mai stato e mai ci sarà nessuno come voi, quindi approfittate dell'opportunità unica che l'universo vi offre per essere davvero voi stessi. Cercate di essere voi stessi da voi, dalla vostra interiorità, dalla vostra intimità più profonda dove siete solo voi, fatelo in un movimento che nasce dall'interno verso l'esterno e non dalle idee, dai concetti, dalle mode o dalle forme socialmente accettate che ricevete dall'esterno in un movimento opposto dall'esterno verso l'interno, ricordate che siete voi stessi per voi stessi, cioè date il vostro sé a voi stessi e godetene. Pensate anche che solo quando sarete voi stessi, sarete in grado di capirvi, di sapere cosa volete veramente e quindi, prendendo il vostro io più intimo come punto di origine, potrete prendere le decisioni migliori, cioè quelle che sono migliori per voi. State guardando questo video e siete arrivati fin qui, è perché avete già preso la decisione di diventare milionari, di essere la persona migliore che possiate essere, quindi, è in questo stato di coscienza di voler generare il cambiamento che desiderate, che vi pongo il primo conflitto cognitivo che vi sfido a superare. Spiego che un conflitto cognitivo si verifica quando un soggetto ottiene informazioni o esperienze che non sono in accordo con le sue idee e preconcezioni. E quindi non può semplicemente integrarle nei suoi schemi cognitivi. In altre parole, quando si riceve una nuova conoscenza, la si mette in conflitto con tutto ciò che è stato integrato in precedenza, con i pilastri e le fondamenta che sostengono la conoscenza. In questo conflitto, se la nuova conoscenza è sufficientemente potente, coerente e forte, allora si sovrapporrà ai concetti precedenti che fungevano da pilastri portanti per sostituirli e, a partire da questo, essere in grado di continuare a costruire la conoscenza. Chiedetevi, cosa vi ha impedito di diventare il milionario di successo che avete sempre desiderato? Potrei essere molto diretto e dirvi che l'unico da biasimare per non essere stato così, siete sempre stati voi. E dopo avervelo detto così bruscamente, sono sicuro che la vostra mente lo ha accettato come tale all'inizio, facendovi sentire persino in colpa attraverso un'accettazione da parte della vostra mente, forse presunta, con più o meno riluttanza, forse con più o meno resistenza. E, chiarisco, se avete pensato così, è perché in questa affermazione non vi è stata data la possibilità di capire il perché, ma vi è stata solo offerta una situazione che in senso logico ha una logica,
e ha una logica perché ha la velocità con cui funziona il vostro cervello. Avete messo in relazione questa frase con un intero universo neuronale di interconnessioni che l'hanno resa possibile. Rompete con il senso di colpa che emerge dalle vostre idee create solo da voi, perché capite che siete liberi di essere qualsiasi cosa vogliate essere, perché se lo pensate, lo siete. Ma a questo punto vi chiedo, tutta questa rete neurale interconnessa è davvero vostra? Riflettete un attimo. Per quanto riguarda la parte fisica, mi spiego. Il sistema nervoso dei vertebrati è composto da lunghe propagazioni di neuroni che si collegano tra loro. Queste propagazioni sono chiamate lassoni, nascono dal soma, il corpo del neurone, quindi, è la sua rete complessa. Ma tenete anche presente che in questa rete neurale risiedono anche i concetti, i fondamenti della vostra conoscenza, che sono ancorati e messi in relazione per formare la vostra visione, la vostra percezione del mondo, le vostre idee, i vostri pensieri, e questo, pur essendo vostro, non è nemmeno vostro, perché siete voi che lo avete costruito nel modo in cui vi è stato insegnato a farlo, e vi è stato insegnato a farlo creando, in molti modi, ostacoli epistemologici. Vediamo quali sono questi ostacoli epistemologici. Secondo Gaston Bachelard, filosofo francese, 1884-1962, un ostacolo è un vincolo che impedisce il progresso della scienza. In altre parole, lo sviluppo della conoscenza, gli errori, i pregiudizi, le opinioni degli insegnanti, degli amici, della propria famiglia, della propria cerchia sociale, vengono trasmessi al ricevente e questi errori, pregiudizi, opinioni, finiscono per diventare i propri ostacoli epistemologici, che in molti casi si trasmettono anche agli altri, come propri. Così, un ostacolo epistemologico è tutto ciò che, nello spirito o nella ragione umana, impedisce la costruzione razionale dell'oggetto, opinioni, pregiudizi, mere percezioni sensibili dell'oggetto, giudizio dalle apparenze o immediato e non riflessivo. Quante volte capita che un insegnante riceva un nuovo gruppo di nuovi studenti, gli insegnanti dell'anno precedente commentino al nuovo insegnante, stai attento a quel ragazzo, è questo e quello, e si comporta in modo negativo, e con questo lo studente viene marchiato, incatenato in termini di barriere epistemologiche per chi, per professione, dovrebbe tendere ad aiutare i propri studenti a romperle e a liberarsene attraverso la conoscenza, l'uso della ragione e dell'intelligenza. In questo senso, è importante sottolineare che i bisogni educativi comuni sono quelli condivisi da tutte le persone. Questo tipo di bisogno è costituito dall'apprendimento essenziale per lo sviluppo personale e la socializzazione. E questi bisogni, chiedo, chi li determina, sulla base di quali criteri? Oppure, a chi interessa, in un determinato momento storico, che questi bisogni predeterminati siano quelli e non altri? Quante volte abbiamo sentito nei telegiornali o letto sui quotidiani che il sistema educativo non risponde alle esigenze del mercato? Da anni molte aziende richiedono nuovi profili professionali per competere in un mercato sempre più dinamico e competitivo. E da tutto ciò, è anche logico che ci si chieda, se io, dunque, penso in chiave di potere, è stato il potere a educarmi. Il fatto di contemplare, di riflettere su se stessi, sulla realtà delle cose che coesistono in quell'esistenza, e da quel movimento che nasce nella mente per arrivare alla domanda perché, è ciò che ha dato origine alla nascita della filosofia, l'amore per la saggezza, in modo tale che le conclusioni di queste riflessioni, inserendosi in universi di complessità interrelate, hanno teso a concretizzarsi e a concordare in un insieme di concezioni sui principi e sulle cause dell'essere umano, nonché sulla visione che egli dovrebbe avere di ciò che è il mondo e del modo di intendere la realtà che lo circonda, l'universo o se stesso. Nessuna società si è sottratta a questo desiderio di esplorare attraverso la ragione, cioè nessuna società ha mancato di produrre, in termini di costruzione, i propri sistemi e pensieri filosofici. Così, il modo di trasmettere questo sapere, i costrutti di significato, attraverso testi scritti, attraverso la trasmissione orale, iconografica, simbolica, è in un certo senso il modo di riprodurre le forme.
Pertanto, se quello che volete è un cambiamento in voi, e perché questo cambiamento avvenga deve partire da voi, la prima cosa che dovete fare è riconoscervi come la persona che volete diventare d'ora in poi, rompendo tutte le barriere o le catene che vi impediscono di farlo. In breve, si tratta di riuscire a rompere definitivamente con il cattivo modo di pensare che vi è stato insegnato, e di cui vi parlo, che non vi ha permesso finora di raggiungere lo stato di successo e prosperità che avete tanto desiderato nella vostra vita e che sapete di meritare. E allo stesso modo, vi dico anche che questo tipo di pensiero presunto povero non è altro che un pensiero creato, e quindi anche suscettibile di essere scartato da voi, uno stile di pensiero che può essere cambiato in qualsiasi momento. Bisogna solo volerlo, farlo. Il punto è prendere la decisione di voler cambiare costantemente il proprio pensiero fino a trasformarlo in realtà, la vostra realtà, il vostro universo in cui assumete consapevolmente di essere il costruttore. Potete iniziare smettendo di dare la colpa della vostra situazione attuale agli altri, alle circostanze passate o allo Stato. Dimenticatevi completamente di aspirare a vivere con uno stipendio che basta solo per sopravvivere e di trasferirvi al lavoro per continuare a lavorare per la stessa cosa. Dimenticatevi completamente di aspirare a mantenere invariati i sussidi e gli aiuti economici. Comprendete che il cambiamento che desiderate è prima di tutto in voi stessi. Un cambiamento che, in ultima analisi, prevede che siate in grado di generare le condizioni per costruire voi stessi, che siate in grado di rinascere per dare vita al vostro io milionario. Ed è a questo punto che siete pronti a vedere e capire il prossimo modulo, perché tutto ciò che è stato trattato finora, vi assicuro, non è altro che la punta di un iceberg. Nel prossimo video argomento del corso per diventare milionari, vi mostrerò come nascere di nuovo e in quello successivo vi mostrerò chi è il vostro io milionario e come costruirlo. Se vi è piaciuto il mio modo di scrivere, vi invito anche a visitare ed esplorare i miei audiolibri gratuiti sull'umorismo, dove potrete sperimentare i benefici della terapia della risata con la certezza di ridere, e che potete trovare sul mio canale. Vi salutiamo e vi ringraziamo per aver guardato questo video.